Ragazzi, e benvenuti alla seconda puntata gaming su Nintendo DS. La prima ha fatto un pochino cagare perché più che altro non sapevo come tenere il telefono. Purtroppo sarà così comunque in generale perché... Ragazzi, questo è quanto. Allora, oggi invece andremo a giocare con Pokémon versione nera, ok? E vi faccio vedere a che punto io sono arrivata. Ok, io sono arrivata qua nella palestra di questa tizia super mega wow. Ovviamente io ho preso il maschietto perché sono Ash. E quindi sono in questa specie di Luna Park pazzesco, gigante, mega wow. E devo riuscire a sconvincere la tizia. Tizia, ovviamente che è difficile da sconfiggere perché devo far evolvere i miei Pokémon. Quindi scopriamo un pochino questa battaglia contro Carmela, Camelia. E vediamo un pochino se stavolta ci riesco. Allora, vediamo un pochino. Ecco, ci sono queste specie di Pikachu pazzeschi che mi stanno sul cazzo praticamente. Scusate la volgarità, ma è così. Ecco, per esempio, io sono al 32esimo livello. Ecco, la m'ammazza con l'aerosalto. Vedete, ecco, infatti. E allora, certo, ovvio. Che cosa facciamo? E allora, lotta. Come vedete ho azione, parassisseme, schiando e avvolgibotta. Io direi con una bella avvolgibotta. E questo gli dovrebbe bastare per un po'. Stritoliamolo ancora. Vabbè, certo, è ovvio. Certo, ovviamente. E ancora non mi muori. E allora, siccome io assicuro che non era Siku, ma Siku. Cambiamo Pokémon. Vi faccio vedere nella mia squadra dei Pokémon. Allora, io ho Bellino, così lo soprannate io. Poi c'ho Hedler, la seconda evoluzione. Pampur di acqua. Timpearl e Sourdough. Allora, io direi di fare Bellino perché ha quella cosa del doppio calcio che è fantastica. E quindi rientra Siku e esci Bellino. Vediamo un pochino se riusciamo a sconfiggerlo, sto bestia. Allora, e allora facciamo, ecco, Nemesi. Nemesi, ragazzi, è una cosa potentissima, ma mi sa che non me la fa fare perché io muoio prima, infatti. Grande, grazie al cavolo. E allora andiamo a scegliere Herder, che c'ha pure una bella mossa, che è quella riduttore. Vediamo un pochino se stavolta ce la possiamo fare. Allora, lotta, riduttore. Dai, dai, ti prego, fammela fare la mossa. Muori, per cortesia. Certo, gli dà su, piglia. E ora mi ettana un Chupikachu volante, appunto, perché ne ha due di questi cosi orribili. E poi c'è un Wushecco. Certo, ovviamente mi paralizzi, come era ovvio. Io subisco il contraccolpo, però io non mi interessa niente. Facciamo di nuovo il riduttore. Ora tu mi ammazzi. Infatti, mi schieno, povero cane. E allora, facciamo Timball, che non è niente male. Nel frattempo io, facendolo per l'ora, io vi consiglio come diciamo, per cercare di andare avanti il più possibile, o di fare, cioè di fare degli allenamenti con gli altri allenatori che trovate in giro, quindi prendete sia soldi che fate evolvere appunto i vostri Pokémon, ma e soprattutto andate avanti. Per esempio lui, io l'ho beccato che era tipo al 16° livello in mezzo alla Shara, l'ho pigliato. E ora è al 20° livello grazie a me. E io direi di fare un colpo di fango.
ma non me lo permetterà perché lui ancora è troppo forte. Che poi, ripeto, ha sì quel 30° livello, però ha questi strumenti, perché i Pokémon possono anche essere usati come strumenti, che appunto fanno questa cosa. Quindi ragazzuoli, purtroppo, ahimè, ho perso, perché appunto ho perso. E ditemi che cosa ve ne pensate della versione nera, come siete riusciti a battere, come siete riusciti a battere questa chiona del Luna Park, che per quanto tu puoi essere una supermodella buona, mi stai antipatica, perché io devo andare avanti con le missioni, devo andare avanti col gioco, e sono rimasta bloccata da 3 giorni, che fastidio. Ditemi cosa ne pensate di questo gioco e consigliatemi qui sotto quali altri giochi dei Pokémon per Nintendo DS Lite invece mi consigliate, insomma, ci avete giocato. Non mi dite Foglia Lama, La Verde, Rosso Fuoco e i primi tre perché ci ho giocato tutti e tre. Questo è il mio quarto gioco dei Pokémon già. Ufficiale sul Nintendo, ma è il mio quarto gioco dei Pokémon, quindi vorrei un pochettino cambiare. Mi hanno detto anche che c'è il gioco di Yu-Gi-Oh! Su Nintendo. Boh, comunque, ora vediamo un pochino. Niente, mi rilasso un po', ragazzi. Oggi è il 5 marzo del 2019. Nello stesso giorno ho girato questi video. Spero comunque che vi siano piaciuti, vi siano garbati. Vi mando un bacione del cuore e ci vediamo prossimamente con dei nuovi video vlog, spero all'esterno. Vediamo un pochino se riesco a farne qualcuno all'esterno come una volta. Soprattutto che adesso vengono, insomma, le belle giornate, c'è bel tempo, c'è il sole splende alto su nel ciel e i miei fantastici occhi verdi. Vi saluto e vi ringrazio sempre. Viva Iole e Abbas e Lazio. Ovviamente scherzo, raga. Scherzo. E niente. Un beso.